buongiorno a voi web spettatori dagli studi di Gilda TV per augurarvi buon anno e presentarvi il numero di gennaio della rivista Professione Docente diretta da Renza Bertuzzi. L'editoriale di Rino Di Meglio di questo numero ci riporta alla manifestazione del 28 novembre, quando sono scese in piazza tutte le organizzazioni sindacali per difendere la certezza del diritto e i valori costituzionali, che per i docenti significa difendere il diritto ad un nuovo contratto che non leda la loro dignità professionale. 8 euro lordi a docente, e questa è la risposta che il governo Renzi ha dato con la legge di stabilità 2016 alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco contrattuale. La Gilda è scesa in piazza, spiega Gianluigi Dotti, contro questa politica penalizzante per la scuola e per chi la scuola la fa entrando in classe tutti i giorni. A pagina 2 il resoconto di tutte le iniziative legali intraprese in questi due ultimi mesi dalla Gilda. Il blocco dei contratti, lo scatto dell'anzianità 2013 e i diritti sindacali, l'esclusione dei precari e del personale educativo dalla fruizione del bonus 500 e l'abuso di potere di una dirigente di Lodi. È proprio l'avvocato Tommaso De Grandis che a pagina 3 racconta l'incontro del 24 novembre scorso tra gli uffici legali delle organizzazioni sindacali per trovare strategie comuni capaci di contrastare le gravi illegittimità della legge 107. Sempre nella stessa pagina, Fabrizio Rebece annuncia che l'associazione docenti articolo 33 è stata riconosciuta da luglio scorso come ente di formazione nazionale e può diventare uno strumento per attivare iniziative di formazione di qualità. Su Gilda TV il video di presentazione dell'associazione articolo 33. Il comitato di valutazione è ancora una volta il tema di un articolo a pagina 4. Nelle scuole, scrive Gianluigi Dotti, c'è ancora molta confusione sull'argomento e il MIUR, in risposta alle reiterate richieste di chiarimenti, non ha ancora emanato alcuna circolare o nota applicativa ufficiale, ma si è limitato a scrivere FAQ. Un'interessante interpretazione politica del bonus distribuito dal governo a insegnanti e diciottenni viene data a pagina 5 da Fabrizio Rebece. A pagina 6 Renza Bertuzzi presenta il libro Il viaggio di Dante, storia illustrata della commedia di Emilio Pasquini e l'intervista a questo illustre filologo che dal 1963 si è dedicato agli studi su Dante. Con una leggera ironia, Gigi Monello si sofferma a pagina 7 sul comma 14 della Buona Scuola, quello che cambia il POF in TOF. Nella stessa pagina troviamo un importante comunicato della Gilda che annuncia la decisione della Direzione Nazionale di proseguire la battaglia contro la riforma della scuola, rilanciando il referendum abrogativo delle parti peggiori della legge. L'organico potenziato è un'altra mina vagante della buona scuola? Se lo chiede a pagina 8 Fabrizio Rebece. Per gli ambiti territoriali, la delegazione sindacale della Gilda denuncia che il MIUR ha proposto dei criteri inaccettabili. A Fabrizio Rebece non è sfuggita una dichiarazione della ministra Stefania Giannini a favore di un'ora di ozium da inserire all'interno dei programmi e dei curriculi. A pagina 9 Gianluigi Dotti affronta lo spinoso problema dei diplomi magistrali, di cui si è interessato tardivamente, denuncia la Gilda, anche il MIUR, con una richiesta all'Avvocatura dello Stato di un regolamento di giurisdizione per la competenza sui ricorsi. Per Raffaele Salomone Megna, la riforma della scuola entrata in vigore quest'anno, presentata dal governo Renzi come una riformazione del sistema nazionale di istruzione, in realtà è una deformazione della scuola statale, perché, sostiene l'autore dell'articolo a pagina 10, il progetto vero è che la scuola statale non funzioni più, neppure in futuro. Nella scuola pubblica italiana i tagli e i finanziamenti non sono nuovi. Già Gentile, scrive Piero Morpurgo nel suo articolo a pagina 11, li chiedeva nel 1918. Il 13 novembre 2015 a Parigi, i terroristi non hanno colpito a caso, scrive Piero Morpurgo a pagina 12, ma hanno scelto di colpire i giovani, gli studenti, gli insegnanti, secondo un piano totalitario di distruzione delle scuole, dall'Iraq all'Afghanistan alla Siria e ora alla Francia.
Rinnovo l'augurio di un buon 2016 e vi invito a seguirci scaricando l'app di Gilda TV.